La televisione italiana sta attraversando un periodo di crisi, con programmi che faticano a conquistare il pubblico. Programmi come Questioni di stile, condotto da Elisabetta Gregoraci, hanno registrato bassi ascolti, evidenziando un fallimento per la TV pubblica. Questo trend negativo non è isolato, ma riflette una crisi più profonda nel panorama televisivo italiano. Un esempio significativo è il ritorno della talpa Who is the Mole, con un format completamente diverso dal passato. Questo cambiamento ha deluso gli spettatori, con un risultato al di sotto delle aspettative per Canale 5. La decisione di modificare un format storico ha sollevato dubbi sul senso di tali operazioni, con molti che avrebbero preferito un nuovo programma anziché un remake fallimentare. Le reti televisive hanno reagito prontamente ai flop, cercando di recuperare terreno. Mediaset ha spostato la talpa a lunedì sera, mentre Amadeus ha ottenuto buoni risultati con il debutto di La Corrida su 9. Tuttavia, la sfida rimane trovare un equilibrio tra innovazione e tradizione, senza deludere il pubblico. In questo contesto difficile emerge il coraggio di chi osa criticare. Valerio Scanu ha rivelato di essere stato querelato da Maria De Filippi, un evento insolito nel panorama televisivo italiano. Questa apertura al confronto potrebbe segnare una nuova direzione per il settore, dove le critiche costruttive possono portare a un miglioramento generale. La televisione deve rinnovarsi, ascoltare il pubblico e adattarsi alle sue esigenze per evitare...